Quanto è importante dare al territorio scuole efficienti? Assolutamente, questo è un punto essenziale del nostro programma amministrativo, tant'è che oggi siamo qui ad inaugurare l'asilo nido che è stato voluto qui a Cerrina. L'asilo nido è un punto fondamentale per l'educazione di un bambino, a differenza di quanto si poteva immaginare fino a qualche anno fa, che i bambini fino a 5 anni dovevano stare a casa e dovevano stare con i nonni. Ora si è visto invece che i bambini hanno bisogno di interagire con gli altri bambini, hanno bisogno di quella crescita sensoriale per poter crescere e poter crescere bene. E allora noi abbiamo voluto questa scuola qui ad Albanella, questa scuola dell'infanzia qui ad Albanella, che oggi si apre e che riempie di gioia non solo il cuore di tutti i cittadini di Albanella, ma che riempie di gioia anche il cuore dell'amministrazione comunale, che ci ha creduto moltissimo. Stiamo investendo molto, abbiamo investito negli anni scorsi, come ben sapete, nella scuola elementare di Albanella, nella scuola media, che sono il fiore all'occhiello della nostra amministrazione e che sono un punto di riferimento per tutta la provincia di Salerno. E continueremo ad investire presto su Matinella, quotidiana è la mia presenza presso le scuole, e a breve partirà anche un appalto di un altro asilo nido, quello a San Cesario, per ben 450.000 euro. E dopo le scuole quali altre opere avete in cantiere? Ce ne sono diverse. A breve avremo il piacere di ritornare nella casa municipale storica del Comune di Albanella, è in fase di ultimazione, è stata veramente fatta una bellissima opera e l'amministrazione e i cittadini di Albanella ritorneranno in questa casa di vetro che è il nostro municipio. In più a breve saranno completati anche i lavori a Santa Sofia, in quello che viene definito il museo, che in realtà diventerà un centro polifunzionale da mettere a disposizione di tutte le associazioni di Albanella, dove faremo concerti, congressi e quant'altro. E in più dovrebbe partire a breve anche il campo sportivo a San Cesario. Finalmente riaprono i micronidi nei comuni dell'ambito S7, importanti per la comunità. Albanella è il primo. In quali comuni è attivo il servizio? Questi servizi, adesso riparte anche Rocca d'Aspide, Albanella, Bello Sguardo, insomma una serie di iniziative che portano l'ambito a riorganizzare tutti i servizi importanti per questi comuni, e che per noi insomma è molto importante e significativo, perché significa dare risposte alle esigenze, in questo caso dei bimbi, delle mamme e delle famiglie. Quali altri servizi saranno attivati nelle diverse zone? Allora, c'è l'assistenza domiciliare per gli anziani, quella integrata e quella sociale, ma soprattutto abbiamo predisposto una progettazione sul SIA per il prossimo triennio, dove andremo ad attivare una serie di importantissimi servizi su tutto il territorio e su tutto l'ambito, che insomma ci consentono di poter dire che abbiamo programmato e realizzato un buon lavoro che avrà una ricaduta positiva su tutto il nostro territorio, ed anche l'assistenza integrata scolastica. Il servizio di micronido viene incontro soprattutto ai genitori che lavorano. Quali sono gli orari e i servizi offerti? Inizieremo dalle 8 alle 13 e poi avremo una proroga dalle 8 alle 16 con l'inserimento della mensa anche. Da adesso, diciamo da domani, fino a tutto luglio con certezza, e se ci sarà necessità richiesta anche nel mese di agosto. Da settembre poi riprende regolarmente per tutto l'anno scolastico, settembre-giugno 2018. Con personale qualificato all'interno della struttura? Il personale è qualificato ed è scelto in base a quelle che sono le normative attuali, ma non solo è qualificato per svolgere il lavoro, ha già un'esperienza pregressa e viene costantemente tenuto in formazione dal team psicopedagogico del Consorzio La Rada e delle cooperative che gestiranno il servizio qui sul territorio. Una scuola nuova, moderna e funzionale, ma soprattutto si ampliano i servizi per la comunità.
sì, è un obiettivo che abbiamo raggiunto finalmente con il piano di zona e ci tenevo tantissimo soprattutto per la comunità appunto di Albanella. È un servizio in più per i bambini, per chi ha problemi, disagi economici, diciamo la verità in parole povere. Però l'importante è iniziare. Un ringraziamento va alle ragazze, soprattutto all'associazione La Rade e al sindaco che mi ha dato campo libero per poter arrivare a questo obiettivo. Come bisogna fare per iscrivere i propri figli e come viene determinata la retta? Allora, la retta viene determinata in base all'ISEE, c'è un ISEE che parte da 0 a 28.000 euro più o meno, dove chi ha un ISEE da 0 a 10.000 è gratuito interamente. Volevo precisare anche una cosa, che la retta massima è 2,80, ma chi supera il reddito di 29.000 euro, poi ci sta un'equazione da fare che la farà direttamente il piano di zona. E stiamo cercando di attivare anche la mensa, anche se sulla domanda c'è solo la mattina, perché c'è molta richiesta per la mensa e in questo caso cercheremo di avere una mensa esterna per poter, con tutti i certificati IGP e così via, appunto per garantire servizio e qualità ai bambini. Alle famiglie, lavoriamo insieme alle famiglie che coinvolgeremo sempre in maniera costante nei servizi affinché si possa creare un polo educativo e una comunità educante che permette ai nostri bambini, in questo caso in un luogo veramente straordinario, lo dicevo prima, di crescere e di potenziare anche quelle che sono le loro abilità, ma in queste abilità c'è anche quella che è la capacità di relazione con gli altri. I bambini hanno bisogno di stare con i bambini, è il primo punto, quindi cerchiamo di farli stare insieme. Ci impegneremo anche con attività extracurriculari a quelle che sono i servizi che abbiamo garantito all'interno della nostra proposta progettuale. In questo però chiederemo il contributo assoluto dei genitori, delle famiglie e anche dei nonni, perché in un contesto educativo, in una comunità educante, ci aspettiamo che il Comune di Albanella, anziché le famiglie che ne fanno parte, saranno con noi in tutte le attività che andremo a proporre durante l'arco dell'anno. Le attività saranno dentro e fuori, avete un privilegio incredibile rispetto alle aree urbane, avete degli spazi esterni che consentono ai nostri bambini di fare quella che in assoluto è l'esperienza più sana di vita e anche educativa che possano fare. Abbiamo la possibilità di portarli fuori, questo ce la giochiamo tutta, e per portarli fuori abbiamo bisogno anche dei genitori, ovviamente, insomma, non togliendoci da quelli che sono i nostri carichi invece di cura, che saranno in assoluto sempre nella trasparenza e nella piena accoglienza. Il nido è un nido a porte aperte. Un semplice augurio perché veramente possa essere un luogo, come dicevate, educativo, nel quale oggi tante volte si fa fatica a trovare proprio delle agenzie, delle strutture, nel quale in un mondo come il nostro, che ci può apparentemente sembrare brutto, si cura invece l'educazione al bello, alla via anche della bellezza, della cura dei nostri paesaggi, dei nostri luoghi, anche delle nostre tradizioni e della nostra cultura. Perciò auguri che possiate lavorare bene, in un tempo di crisi demografica e cose varie possa crescere sempre di più questo impegno, e invochiamo su questo luogo la benedizione di Dio. Oggi è una festa della Madonna, Maria è la madre di Gesù ma anche la maestra del figlio di Dio, e quindi a lei affidiamo il vostro lavoro e i vostri bambini.